ti fa bene? Allora, Assessore, questo protocollo che permetterà di portare attraverso la cucina quelle che sono le eccellenze dell'enogastronomia marchigiana, non solo nelle scuole attraverso dei progetti, ma anche al di fuori dei confini regionali magari. Sì, questo è un protocollo che in pratica sancisce un'alleanza che c'è da tempo con l'Associazione Italiana Cuochi delle Marche. È un rapporto che dura da tempo e che è fatto, come diceva lei, non soltanto di scuole e di insegnamenti, che però sono importantissimi perché loro sono i nostri ambasciatori verso il mondo dei ragazzi, perché la loro parola è autorevole e quindi riusciamo tramite loro a convincere i ragazzi che bisogna mangiare ciò che è buono ma che è anche ben fatto, che è diverso dal solo ciò che è buono. E poi loro ci accompagnano anche quando promuoviamo il territorio, quindi con i prodotti del territorio, prodotti sia dell'enogastronomia ma non solo. Quindi riusciamo a dare un'immagine più sfaccettata e variegata della nostra regione con il cibo. Prossimi progetti magari che partiranno già? Ah, ci sono dei progetti che riguardano l'internazionalizzazione, perché questo è l'anno del cibo delle Marche, quindi abbiamo delle tappe, e poi sicuramente dal punto di vista scolastico l'attività nelle scuole elementari, ma non solo. Secondo noi è molto importante anche parlare con i giovani delle scuole medie superiori. Questo è un protocollo che in pratica unisce le sinergie che ha la Regione Marche con l'Unione Cuochi Marche. L'Unione Regionale Cuochi Marche è un'associazione che rappresenta 5 province e noi ci siamo messi a disposizione, questa insomma è una realtà, a quello che saranno poi delle iniziative mirate volta per volta nei confronti insomma di enti oppure magari anche per missioni che possono essere anche all'estero. In particolare abbiamo parlato di quello che potrebbe essere l'iniziativa all'interno delle scuole, che dovranno essere assolutamente quello di in qualche modo rilanciare quello che è un cibo legato un po' più alla nostra regione, e soprattutto riguarda la stagionalità. Io penso sempre che noi siamo ci siamo un po' scordati quello che sono le stagioni, quindi mangiamo un po' tutto sempre, un po' colpa di quello che è e forse è il sistema oggi, quindi riportare in un qualche modo i ragazzi, quindi le famiglie, a consumare più prodotti locali, in particolar modo nelle loro stagioni appropriate. È già capitato in passato, adesso con questo accordo diciamo, è tutto più ufficiale, e abbiamo visto che quando poi l'Italia o le Marche in questo caso sono all'estero si parla sempre di qualcosa che è di qualità. Gli stessi diciamo, interlocutori che troviamo all'estero sono molto molto attenti a quello che è il nostro food, e quindi deve essere assolutamente un veicolo che dobbiamo percorrere il più possibile per in qualche modo rilanciare le bontà che la nostra terra ci offre. Thank you.